Intanto continuano le polemiche intorno alla campagna lanciata dall'Associazione Liberi e Più Belli di Vallo della Lucania e dal suo portavoce Antonio D'Agosto a favore dell'abolizione delle figure di segretario e di direttore generale della comunità montana Gelbison e Cervati. Dopo una dura lettera aperta dell'avvocato Valerio Rizzo, indirizzata ad Agosto e pubblicata su Facebook, abbiamo ascoltato la risposta di D'Agosto. Ma innanzitutto voglio rispondere al caro Valerio, che oramai ci conosciamo da una vita e ci lega anche, ci ha legato una parte di vita comune nel Partito Comunista, e che non è un problema, cioè non discutere di aria fritta, cioè nel senso che il problema non è Valerio Rizzo, l'appello che noi abbiamo lanciato è chiaro e forte, cioè non è il quanto guadagna Valerio Rizzo, che lui nella lettera fa una disanime del suo netto, lordo, di quanto guadagna, non è quello, è la figura istituzionale. Lui è stato regolarmente, si è insediato seguendo tutte le procedure di legge, non c'è assolutamente. Lui mette in discussione il fatto che noi abbiamo messo in discussione la sua professionalità, è acclarata dappertutto, cioè una persona che riesce a stare al servizio di un ente per così tanti anni evidentemente ha una capacità professionale non indifferente. Il problema del compenso non è il compenso di Valerio Rizzo, è quanto l'ente destina a queste figure. Sono 84.000 euro, noi abbiamo messo 100.000 euro proprio perché non è legato alla persona, ma è legato alla figura. E quindi 100.000 euro era più o meno, altrimenti avremmo dovuto mettere una specifica ben maggiore. 84.000 euro, beh, l'ente li potrebbe risparmiare. Questo è il discorso. A me dispiace di una cosa, perché con Valerio lui manifesta un affetto nei miei confronti e io lo manifesto a lui per gli anni che ci conosciamo oramai. Fa tutta una discussione sulla mia persona, nella parte finale poi tende a fare un discorso personale sulla professionalità, sulla mia professione, che cosa fa. Io non penso che alla gente possa interessare. La cosa che interessa per chi si pone nel dibattito pubblico è che sia una persona onesta, che paghi le tasse, io questo lo faccio.